musica. Per alcuni è l'appuntamento fisso su Rai Radio 3. La Barcaccia, programma satirico di musica lirica, un po' cult, un po' colto, amato o detestato, ha superato da un pezzo il traguardo delle 5.000 puntate. È il più longevo della radiotelevisione italiana e a ottobre festeggia il quarto di secolo. Il suo pubblico si misura in diversi milioni in tutto il mondo. Mettiamo insieme Verdi e Wagner. La Barcaccia è un singolare strumento proprio musicale radiofonico che è nato attraverso un esperimento, cioè quello di dimostrare quanto con l'opera sia possibile giocare più che ascoltarla e presentarla come un fatto rigido e schematico. È un gioco anche molto serio. Noi cerchiamo di abbinare il serio con il faceto. Nell'anno dedicato a Verdi e a Wagner non poteva mancare uno special dedicato ai due grandi compositori. In studio, oltre a una madrina di eccezione, due registi, un verdiano e un wagneriano. Il dibattito è poi scivolato sull'attualità dell'opera oggi. Io sono il compagno di giochi, qualche volta ho fatto un po' il professore, però tutti e due siamo professori. Enrico è più professore di vocalità, io sono più professore forse di altre cose. C'è una parte del pubblico che non accetta le novità, le stramberie. È un po' la storia di Hitchcock e di Psycho. Perché il pubblico vuol conservare l'opera come un po' Anthony Perkins conserva la madre dello scantinato. Una mummia. Prima di tutto allora bisognerebbe cambiare il pubblico. Tenerli fuori proprio dal teatro. No, perché... Stendhal, ricordando il finale primo dell'Italiano in Algeri, riesce a trovare questa frase meravigliosa, no? Une parfaite folie organisée. È vero. La Barcaccia è un po' questo. Ragazzi, è il momento di un quiz. Qual è il personaggio femminile di Verdi che incontriamo nella Divina Commedia? C'è uno svenimento addirittura. Quinta scusa. Fine. Ma com'è possibile? Di una facilità mostruosa. No, non è facile. Dare una chance a giovani cantanti a inizio carriera rientra nella politica del programma. Marta Torbidoni. Come posso io cantare se il pubblico mi vede cantare, mi vede soffrire come era lì? In effetti, perché noi soffriamo quando cantiamo, deve essere così, se no non arriva al pubblico. Allora, come giustifichi poi certi orrori che sono dietro le spalle nostre? Vorrei dire anche che non è che dobbiamo vederla come una lotta tra noi e voi. Tra le svariate attività di Enrico Stinchelli anche la regia, come questo recente allestimento dell'Otello Verdiano a Pisa. Noi cerchiamo di dimostrare che tutto nel mondo è opera. Pensiamo al Parlamento italiano, è un carosello operistico incredibile, abbiamo proprio i personaggi dell'opera, le falsità, le menzogne, i ladri. L'Italia è opera. Sì, ma io sono sempre stato.